comitato Fridays for Future ha delle cose da dire. Nonostante sia necessario fare pressione sulle multinazionali e sui governi per avere delle leggi che proteggano realmente l'ambiente e quindi noi stessi e il nostro futuro, è bene tenere a mente che i primi a dover cambiare e prendere una posizione dobbiamo essere noi. Noi abbiamo il potere di aiutare l'ambiente. Ragazzi, allora, perché siete qua a manifestare oggi? Allora, penso che l'iniziativa sia partita da una ragazza sedicenne, che ha la nostra età, quindi soprattutto noi scuole dobbiamo essere presenti sul territorio e vederci così tanti in questo scenario magnifico del nostro parco della biodiversità è davvero bellissimo. Noi come scuola e liceo siciliani ci siamo presentati davvero in massa, le altre scuole anche, le associazioni c'erano tutte, quindi vediamo che c'è un grido forte, c'è una parola importante dietro tutto questo. È stato piacevole anche la partecipazione che ci ha dato la preside, perché è stata molto disponibile, ha capito la situazione e con molta sensibilità ha trasmesso ai ragazzi un segnale importante, quello di essere qui presenti oggi. Il Siciliano è venuto, i ragazzi sono venuti, la scuola era presente e questa era la cosa più importante, specialmente perché era nel nostro territorio. Il nostro territorio ha bisogno anche di segnali come questi, segnali importanti dati da noi ragazzi. I presidi sono con voi? Sì, sono con noi perché hanno sposato l'iniziativa del ministro stesso dell'istruzione, che ha concesso tramite un documento, diciamo, la possibilità di partecipare liberamente a questa manifestazione, perché sente il problema dell'ambiente è molto vicino all'Italia come molto vicino a tutto il mondo, e ha concesso appunto di partecipare non contando l'assenza di oggi nelle scuole. Sicuramente deve partire da noi giovani, perché noi siamo considerate come classe del futuro, pertanto penso che comunque una buona educazione, anche a livello, soprattutto a livello scolastico, possa influire su un cambiamento per quanto riguarda il clima nel futuro. Stiamo manifestando perché vogliamo assolutamente cambiare le politiche che i governi, principalmente le potenze del mondo, politiche ambientali che non stanno attuando, e per dare una risposta soprattutto alle generazioni passate che sono causa del fallimento delle politiche ambientali degli anni precedenti, e dimostrare loro che la nostra generazione è cosciente e razionale nelle scelte del nostro futuro. E quindi il tempo che abbiamo usato, il nostro tempo personale per fare questi cartelli, indica che questa tematica è importante per noi e che quindi non siamo veramente pronti a cambiare il nostro futuro, perché ci siamo resi conto che è nelle nostre mani, anche se forse un pochino troppo tardi, però ci crediamo lo stesso perché è importante l'ambiente e il clima. Sì, la CGIL ha aderito immediatamente a questa grande mobilitazione, a questo Global Strike, questa giornata mondiale per il clima, lo ha fatto in tutto il paese. In questo momento ci sono manifestazioni in tutta Italia, manifestazioni in tutta la Calabria, perché il messaggio dirompente che è arrivato dai giovani, da Greta Thunberg, rispetto all'emergenza climatica è un messaggio che deve scuotere le coscienze, soprattutto dei potenti della terra. È una strada senza ritorno se non si mettono subito i provvedimenti necessari per evitare la catastrofe ambientale. Bisogna lavorare per stabilizzare il pianeta da un punto di vista ecosostenibile, ci vuole giustizia climatica, bisogna lavorare per un pianeta che venga in qualche modo messo in rete con quelle che sono le nuove tecnologie innovative e anche, diciamo, ecosostenibili. Quindi bisogna uscire dalla politica dei fossili, dell'estrazione dei fossili, bisogna reinvestire sulla forestazione, quindi bisogna invece che provvedere alla deforestazione fare una grande pratica di imboschimento del pianeta, il rimboschimento. Noi in Calabria abbiamo siglato qui poco fa una convenzione con Calabria Verde anche per dare il senso di un impegno rispetto all'ambiente. Per ogni scuola della provincia verranno piantati 10 alberi con una convenzione che faremo, che ha fatto l'Istituto Scolastico Regionale con Calabria Verde, voluto da noi, e quindi bisogna lavorare anche
in Calabria, nel paese del Mezzogiorno, che hanno una grande dote ambientale e forestale perché ha questo grande polmone verde. Noi abbiamo chiamato questa manifestazione Respiriamo a pieni polmoni proprio per coniugare i temi dell'ambiente e del lavoro. Noi vogliamo un lavoro ecosostenibile, vogliamo puntare sull'ambiente e la Calabria ha grande potenzialità con il suo patrimonio ambientale e culturale per ripartire il lavoro e per non far partire i giovani. Questo grande messaggio oggi che danno gli studenti al paese e al pianeta deve essere un messaggio di futuro, ma deve dare anche fiducia e speranza. Noi dobbiamo lavorare perché con i nuovi investimenti, la nuova tecnologia ecosostenibile e quindi sviluppare la ricerca, ecco perché è importante questa coniugazione lavoro-movimento studentesco, perché anche la ricerca e l'università deve puntare sulla industria 4.0 ecosostenibile. Con l'ambiente si può lavorare, con il turismo si può lavorare, con la cultura si può lavorare e io sono convinto che riusciremo anche a dare ai giovani, soprattutto a quelli che scappano dalla nostra terra, la possibilità di vedere anche il futuro migliore. Dobbiamo lavorare perché i giovani possono avere una prospettiva di futuro diversa da oggi, perché in questo momento, ecco, questo grido è di dolore, ma questo messaggio forte che arriva dai giovani non può non essere ascoltato. È libero.